Buongiorno, come state? Tutto bene? Spero che questa settimana possa ricominciare al meglio anche per voi. Oggi pomeriggio siamo in diretta a Tutti in the Box, quindi vi aspetto per una discussione tutti insieme. Vi avverto subito che questo video sarà una sorta di doppio video, perché prima di iniziare volevo fare un cappello introduttivo. Tanto vi chiedo come al solito il supporto, un'iscrizione, se non siete ancora iscritti dobbiamo arrivare a 250.000 il prima possibile, un mi piace e un commento, fate preventivamente le vostre pagelle e poi andate a integrare dopo aver visto il video e a confrontarle con quelle che ho fatto io. Però voglio parlare un po' di arbitri per dirvi che bisogna smettere di parlare di arbitri. Lo so che sembra un controsenso, però lasciatemi spiegare. Per una volta. E non ricordo onestamente dei campionati così combattuti fino all'ultimo punto, per il momento ovviamente, tra Juventus e Inter. Per una volta abbiamo una corsa a due spietata derby d'Italia per lo scudetto e l'unica cosa di cui si parla sono gli arbitri. Non dico che non sia giusto puntualizzare le cose, è giustissimo, però poi bisogna anche passare avanti. Perché se rimaniamo sempre ancorati invece sul discorso dell'arbitro, perdiamo tutta la magia di quello che è questo scontro, questo testa a testa. Ma non solo nei confronti dell'Inter, perché ieri sera ha parlato anche l'amministratore delegato della Salernitana a Milan e io me la sono recuperato pochi minuti fa. Non credo che sia logico, al termine di una gara del genere, Salernitana-Juventus 1-2, andare ai microfoni di Rinzaghi non viene ai microfoni perché è amareggiato da decisioni arbitrali avverse. E dire che Gatti andava espulso, ma quando mai? E che Maggiore non andava espulso perché c'era un fallo su Simi, con Simi che va a terra perché inciampa su Nicolussi Caviglia, perché Nicolussi Caviglia scivola e si tira su dopo un secondo senza nemmeno protestare. Perché io ieri sera vi ho detto che per me non ci sono dei calci di rigore, e non erano calci di rigore, ma se vogliamo, quello su Vlahovic da parte di Gomber, mi pare, potremmo star lì a discuterne. Poi, per me non lo è. Ci sta a non darlo, io vi dico la verità, se Bremer in area o Danilo in area mi fa un intervento così energico di corpo puro per cercare di sbilanciare l'avversario e mi danno calcio di rigore contro, impazzisco. Però possiamo dire che c'erano gli estremi per valutarla. E quindi c'erano molto più decisioni, forse incerte, a sfavore della Juventus piuttosto che a favore. Perché venirmi a dire che la Salernitana non va ai microfoni perché è stata alterata la partita, perché c'è stata una direzione univoca a favore nei confronti della Juventus, perché Gatti andava espulso, ma quando mai? E perché Maggiore non andava espulso perché c'era un fallo su Simi allucinante? Allora non ci sto più. E ora questo clima che si è venuto a creare ormai tanto è tutto giustificazione, è tutto arbitri. Togliamo la pressione dalle nostre piazze, togliamo la pressione dalle nostre partite, buttiamola sulla classe arbitrale e poi lamentiamoci perché gli arbitri sbagliano. Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno, gli allenatori sbagliano e sbaglieranno. I giocatori sbagliano e sbaglieranno, i dirigenti sbagliano e sbaglieranno, i tifosi stessi nelle valutazioni sbagliano e sbaglieranno. Cerchiamo anche però di ripristinare un minimo di senso, perché se ci mettiamo solo, sempre, esclusivamente a parlare dell'arbitro, della decisione, dell'episodio, non ne usciamo più e ci perdiamo tutto quello che è la magia del calcio e di un campionato che finalmente ci sta dando un Juventus-Inter testa a testa. Io non voglio perdermi questa cosa, ve lo dico chiaro e tondo, e questo è il cappello introduttivo e spero che sia sufficiente. Non dico che sia errato parlarne, noi stessi qui ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un video, ne abbiamo discusso, però poi andiamo avanti, perché sennò non si parla più di pallone. E io invece voglio parlare di pallone, sono convinto che dall'altra parte dello schermo ci siano persone che vogliono sentire parlare di pallone, piuttosto che di arbitri, di VAR e di tutte quelle robe lì. Andiamo avanti. Vi lascio qui sopra nelle schede il video che ho fatto uscire, che ho pubblicato questa mattina, e cioè, una sorta di confronto su tutti i gironi d'andata della Juventus e con particolar modo un focus principale sulla Juventus di Allegri per capire se questa è una Juve da scudetto. Spoiler, sì. I numeri dicono di sì. Vi vado a spiegare perché, nonostante io non sia così convinto che questa Juve vincerà lo scudetto, anzi, però i numeri sono dalla parte della Juventus. Allegri, voto 5,5. E qui qualcuno potrà dire, ma come l'ha vinta? Siamo a meno 2, non c'entra niente. Io valuto quello che ho visto sulla partita. E ci sono due cose, principalmente, che non mi fanno arrivare il voto di Allegri a sufficienza. Allegri, con la Salernitana in Coppa Italia, gli ho dato 8, con la Roma gli ho dato, mi pare, 7, una roba del genere. Oggi si prende 5,5 per due ragioni su tutte. La prima,
Non mi è piaciuto il cambio su Yıldız. È vero che Yıldız si era spento, si era un po' sgonfiato, però Yıldız era l'unico giocatore insieme a UEA in grado di creare la superiorità numerica. E in quel momento lì, secondo me, serviva mantenere Yıldız. Anzi, secondo me la Juventus ha sbagliato tanto perché l'ha cercato poco all'interno della tre quarti campo. Tra le linee Yıldız è un'ira di Dio, l'abbiamo visto nel primo tempo. Poi abbiamo smesso di cercarlo, forse perché la Salernitana l'aveva capito, d'accordo. Però Yıldız è uno che dal nulla ti può veramente creare qualcosa con quell'esplosività che ha nelle gambe. Quindi, se sono sincero, non avrei rimosso Yıldız, avrei semplicemente adattato la Juventus, perché la Juve era messa male col tridente, perché Yıldız partiva da sinistra dove c'era comunque Ealing e Milik orbitava praticamente a tre quarti campo. Quindi la Juventus non era messa bene quando poi è entrato Milik per andare 3-4-3, 3-4-2-1, chiamatelo come volete. Avrei semplicemente aggiustato le posizioni dei calciatori, ma questa è una cosa mia, personale, soggettiva, e va bene così. La cosa secondo me oggettiva è che la Juventus ieri sera ha mostrato le sue lacune, e cioè una squadra che quando deve fare un tipo di partita è matura nel farla. Una squadra che fino all'ultimo comunque non molla niente. Anche ieri sera abbiamo conquistato la vittoria al 91esimo, sebbene con il vantaggio numerico di un giocatore per via dell'espulsione di Giulio Maggiore. Però ieri sera secondo me abbiamo veramente evidenziato quelli che sono i nostri problemi, i nostri limiti e le cose sulle quali noi non stiamo lavorando. Quando abbiamo palla noi non abbiamo idea di cosa fare. E io speravo che questa cosa fosse un pelo migliorata, perché ieri sera la Juventus ha provato a gestire la manovra, ha provato a gestire il possesso palla, ha provato a far sua la partita, cosa che non è riuscita a fare, perché era slegata, molto slegata, e secondo me tanto passava dal fatto che non veniva praticamente mai cercato Yıldız e non veniva mai cercato Vlahovic in verticale. Ieri sera abbiamo visto tantissimi passaggi in orizzontale, tanti passaggi, la Juventus ha avuto la più grande percentuale di possesso palla, la Juventus si è proiettata anche nella metà campo dell'avversario, ma se poi i passaggi non sono efficaci e non sono in grado di sbloccare la partita o saltare un'area di passaggio, allora poi diventa difficile. Questo può essere determinato sia dal livello dei calciatori, quindi da un discorso tecnico, sia da un discorso tattico, perché se la squadra va sempre in orizzontale e mai in verticale, probabilmente perché quel tipo di situazione è stata preparata in quel modo. Quindi quando dobbiamo fare una determinata partita di break, di ripartenza, robe del genere, quest'anno stiamo mostrando una maturità che gli altri anni ci è mancata. Quando si tratta di prendere in mano il pallino del gioco, anche contro una squadra umile, se non umilissima, come la Salernitana, che ha comunque fatto una grandissima partita, quelle cose lì ci mancano. E questi sono i motivi per cui, secondo me, la prestazione dell'allenatore non è sufficiente. Perché ieri sera la Juventus vince la partita, e secondo me la vince anche meritatamente, nel complesso, ma la vince in una situazione molto episodica, perché è tornata una gara molto episodica quella di ieri. Ieri veramente abbiamo avuto gli episodi su tutti, perché la squadra non era un corpo unico. Secondo me ieri l'attacco era molto abbandonato a se stesso, non c'era la possibilità di far arrivare il pallone là davanti in maniera efficace. L'abbiamo vista tante volte questa situazione, ma ieri secondo me ancora di più. È una squadra che ha i numeri per lottare per lo scudetto, secondo me questa cosa deve sistemarla. Se non sistema questa cosa qua, farà fatica, secondo me, a mantenere questo ritmo qua, che è già un ritmo ottimo, eccellente. La Juventus di Allegri del 2023-2024 è una squadra che vola e continua a farlo. Però bisogna anche migliorare queste cose, vanno prese in considerazione. 8-6 a Szczęsny, incolpevole sul gol, e per il resto non mi pare che la Salernitana abbia fatto chissà che cosa. Hanno provato a impensierire dalla distanza, lui ha risposto con i pugni, quindi niente da segnalare lato portiere. Voto 6 a Gatti, che secondo me dei tre era quello che stava tenendo meglio, ed è stato sostituito. Ripeto, il giallo è giusto, è giustissimo. Io in diretta ieri ho detto che il giallo era giustissimo, qualcuno addirittura in diretta mi diceva che non era neanche giallo perché prende il pallone. Per me il giallo è sacrosanto. Sacrosanto significa anche però giusto. E quel giallo lì gli costa anche, secondo me, la sostituzione. Forse Allegri ha visto un po' nervoso, voleva evitare di ritrovarsi con un uomo in meno, cosa che non ha fatto Inzaghi, e poi lì la partita ha preso una piega di un certo tipo a favore della Juventus, ma non per via di un episodio arbitrale a favore. È stato a favore nel senso che è stato espulso uno della Salernitana, ma non un regalo dell'arbitro nei confronti della Juve. Gatti forse il migliore dei tre lì dietro, quel giallo lì lo condiziona, gioca soltanto 45 minuti.
Bremer 5,5, l'ho visto un po' macchinoso ieri Bremer, devo dirvi la verità. Spesso e volentieri ha faticato nel confronto anche con lo stesso Simi. Avevamo perso un pochettino i riferimenti, lì dietro abbiamo ballato. Io l'altro giorno vi dicevo siamo lì, balliamo, ma non intendevo questo, non intendevo balliamo dietro. E ieri la Juve solidità difensiva non me ne ha passata, e questo passa secondo me anche dalla prestazione di Bremer, ma soprattutto da quella di Danilo. Voi vedete un 6,5. Perché quella giocata che fa al minuto 91 è troppo importante. Quel recupero che trasforma l'azione della Salernitana da offensiva a difensiva e viceversa per la Juventus da difensiva a offensiva è magico, perché Danilo fa veramente un intervento meraviglioso sulla corsia di destra e poi carica con tutto se stesso, si abbassa, si inarca e calcia benissimo quel pallone che finisce sulla testa di Vlahovic. E diventa il gol del 2-1, diventa il gol vittoria della Juve. Quella giocata lì aumenta automaticamente di un punto la valutazione di Danilo, che passa da 5,5 a 6,5. Per tutto il resto però secondo me possiamo stare qua a discutere, e a lungo, perché ripeto, ieri non ho avuto solidità difensiva da parte della Juve, e Danilo da un po' di tempo a questa parte è quello che mi dà meno solidità lì di dietro. Perché? Allegri l'altro giorno ne ha parlato un po' in conferenza stampa, ha detto Danilo, Rabiot, Bremer, anzi Danilo, Rabiot, questi giocatori qui sono abituati a giocare ogni 3 giorni. Forse gli manca un po' il campo, giocare così poco lo lascia meno concentrato? Può essere che ci siano dei giocatori anche di questo tipo qua. Voto 5 a UEA. UEA ieri non mi è piaciuto. UEA ieri non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto in generale l'esterno della Juventus. UEA ancora meno. Un po' timido, un po' impacciato. Ecco, UEA insieme a Illiz era quello che doveva un po' sparecchiare, quello che doveva un po' rompere gli schemi, le marcature preventive della Salernitana, le linee, cercare di creare la superiorità numerica con un guizzo. È un pochettino striminzito. Ha provato insieme a McKennie a spostarsi, a lasciare un po' il campo entrare per lasciare l'ampiezza a McKennie, ma non è cambiato neanche lontanamente. E si vede, e insomma ieri abbiamo sentito tanto, tantissimo l'assenza di Cambiaso. Il giocatore secondo me che ci è mancato di più ieri, più di Federico Chiesa. E sto dicendo una cosa molto grande, e molto difficile forse anche da accettare, ma la vedo così. Voto 6 McKennie, solita partita di sostanza, però questo, io ti ho tolto mezzo voto, perché quel cross, non mi ricordo se di Rabiot o di Ealing, mi pare di Rabiot, che finisce lì sulla tua testa, uno come te, Weston, che l'area di rigore la sente, e come, e mi ricordo ancora quel gol al Barcellona meraviglioso del primo anno di Juventus di McKennie, deve fare meglio uno come te, Weston, perché tu sei uno che i gol nelle gambe ce li ha e sei ancora secco. Sembra quasi che McKennie abbia barattato la sua presenza in area di rigore con la sua presenza dentro il campo. Cioè le prestazioni di quest'anno di McKennie sono estremamente differenti da quelle degli altri anni, dove McKennie lo notavi perché? Perché in area faceva una determinata cosa, invece adesso lo noti perché dentro il campo fa determinate cose, nella partita fa determinate cose, proprio un giocatore diverso. Notizia di ieri, la Juventus e McKennie starebbero discutendo il rinnovo contrattuale, dato che McKennie scade nel 2025. Interessante, bisognerà capire su quali termini. È passato McKennie da un giocatore cedibile un anno fa a un giocatore che torna, un giocatore che diventa titolare, un giocatore che diventa imprescindibile per questa Juve, e addirittura a prendersi il rinnovo contrattuale. Il calcio è strano, Beppe. Voto 6 a Nicolussi. Io devo dirvi la verità, Nicolussi forse è quello che mi è piaciuto di più nel centrocampo della Juventus ieri, forse perché è stato quello più appariscente. Una bellissima sventagliata, veramente calcia la palla in maniera eccellente. C'è stata una punizione meravigliosa dove Fazio si è superato, perché Fazio nel primo tempo, ragazzi, sembrava Cannavaro del 2006 e sul gioco aereo le prendeva tutte lui. Nicolussi aveva messo un cross bellissimo su punizione, Bremer era lì pronto a impattare e Fazio ci ha tolto le castagne, ha tolto le castagne dal fuoco alla Salernitana. Nicolussi, devo dire la verità, in cabina di regia da play non mi è dispiaciuto, poi sostituito perché la Juventus doveva aumentare il peso specifico là davanti in una situazione in cui la Salernitana aveva trovato l'inferiorità numerica. Però Nicolussi, tutto sommato, non mi è dispiaciuto, partita da ex, nel suo ex stadio, devo dirvi la verità, come sostituto di Locatelli per me ci sta alla grandissima, interpreta il ruolo in maniera differente, Locatelli più fisicità, Nicolussi più fosforo, però prestazione buona secondo me. Voto 6 a Rabiot, è un altro di quelli Rabiot che sta facendo secondo me
un po' prestazioni differenti dal suo standard, o almeno da quello che era stato il suo standard dell'anno scorso. Lo vedi un po' meno. È vero che l'ultima partita in Serie A l'aveva risolta lui col gol alla Roma, però adesso lo vedi un po' meno nella proiezione offensiva della Juve. Juve che, ricordiamolo, conclude il girone d'andata sì al secondo posto, sì con quei punti, ma con soltanto 29 gol segnati. Sono pochi e secondo me alcuni gol mancano anche da parte dei centrocampisti, non solo degli attaccanti. E quelli di Rabiot mancano e si sente che mancano. Quindi è necessario ritrovare anche quella vena realizzativa di Adrien, perché è un giocatore che i gol li ha e l'abbiamo visto l'anno scorso. Voto 4,5 a Kostic. E mi dispiace tanto, perché è una bocciatura grave. Io ieri ho fatto un tweet, ho scritto: mister, credo che sia ora che Kostic vada un po' al prato. Tra l'altro, visto che Romeo poi ha pubblicato un video post partita con lo stesso titolo, mi fa molto piacere che abbiamo avuto la stessa idea. Ma Kostic va mandato al prato. Uso un gergo allegriano. Va mandato al prato, assolutamente, perché in questo momento non è un giocatore affidabile, per niente, né in fase offensiva, perché tutte le volte che ieri ha provato a crossare o attaccato all'uomo o troppo lungo sul secondo palo, mai calibrato bene, nemmeno da fermo. E in fase difensiva, tra Frosinone e Salerno, lo stesso tipo di errore per il vantaggio degli avversari inizia a essere qualcosa di eccessivo. Quindi Kostic in questo momento non può essere un titolare della Juventus. Chi gioca al suo posto? Mi viene a dire Cambiaso. È anche vero che Cambiaso a sinistra non può interscambiarsi con McKennie, ma può fare quel giochino con Chiesa. Quindi sicuramente c'è da ragionarci un attimo. C'è Ealing Junior in panchina, che l'altro giorno alcune squadre di Serie A hanno richiesto in prestito, la Juventus ha detto di no. Vediamo se da qui può nascere una nuova storia per Ealing, che anche l'altro giorno con la Salernitana in Coppa Italia non aveva giocato bene e che invece ieri l'ha risolta. Ma Kostic in questo momento non può fare il titolare nella Juventus, perché ha carenze sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista difensivo. È un bel problema. Voto 6,5 Yıldız. Ieri forse la partita più difficile di Yıldız da quando è iniziato questo percorso alla Juventus, tra le partite che ha giocato. Però vi devo dire la verità, nel primo tempo è stato quel giocatore in grado di scombussolare e scuotere con forza e prepotenza la partita. Perché se ieri la Juve si ritrova a giocare con un uomo in più e la Salernitana con un uomo in meno, non è solo per lo spunto di Rabiot in contropiede, ma soprattutto per il primo cartellino giallo che Yıldız procura ai danni di Maggiore. E Yıldız nel primo tempo aveva fatto ammonire due giocatori della Salernitana che non sembravano stargli dietro. Poi Yıldız forse si è lasciato cadere con un po' troppa facilità in occasione dei due rigori reclamati. Secondo me, ribadisco, non sono interventi da calcio di rigore, però è giusto che lui provi a puntare l'uomo. Secondo me è giustissimo che lui vada sempre in uno contro uno, perché quella cosa lì la sa fare ed è esplosivo. Poi forse deve anche prendere un pochettino più di personalità in più, ma ragazzi, è un 2005, all'inizio del 2024, cioè, ci mancherebbe altro. Nel secondo tempo andava un po' ad abbassarsi troppo alla ricerca del pallone, perché là la palla non arrivava più, e lì invece deve essere brava la Juventus a permettere a Yıldız di rimanere in posizione pericolosa, di non abbassarsi troppo, di non uscire dall'area in cui la Salernitana soffre, di servirlo lì, perché lì lui fa la differenza. Non deve abbassarsi Yıldız, non deve commettere l'errore che faceva Dybala all'epoca, che era un giocatore che si abbassava tantissimo perché la palla non gli arrivava. Deve rimanere negli ultimi metri, perché è lì che fa male, è lì che si crea il pericolo per gli avversari. E secondo me con i 2-3 spunti che ha fatto ieri, il 6,5 se lo porta a casa, anche all'interno di quella che è la partita meno appariscente in generale da quando è entrato nelle gerarchie della Juventus con prepotenza. Ma ci siamo, il ragazzo ha qualità e l'ha mostrata anche ieri. Voto 7,5 a Vlahovic, perché secondo me Vlahovic ha fatto una buona partita. La partita di Vlahovic è stata un po' particolare, perché in generale nella prima parte non mi era dispiaciuto, devo dirvi la verità. Poi è iniziato a calare e stava uscendo dalla partita, stava iniziando anche a sbagliare un po' di palloni, ma spalla alla porta aveva fatto un buon lavoro nella prima frazione. Ed è incredibile, perché poi è proprio lui che risolve la partita quando sembrava essersi un po' più spento, perché se era partito bene, poi era andato ad abbassarsi, forse perché stanco, e poi il picco
con quel colpo di testa lì, che ormai sta diventando repertorio della casa. Ma Vlahovic sta bene in questo momento, e si vede, è palese che Vlahovic stia bene in questo momento. E quindi è necessario cercare di insistere su questa falsa riga. Vlahovic che conclude il girone d'andata con 7 gol segnati e 3 assist serviti, con circa 300 minuti in meno rispetto a Lukaku, che è stato il giocatore contrapposto a Vlahovic per tutta l'estate, che chiude invece con 8 gol segnati, quindi soltanto un gol in più segnato in 300 minuti, e 2 assist in meno, quindi un solo assist servito. Quindi iniziamo ad esserci, i numeri iniziano ad essere dalla parte di Vlahovic, ma ribadisco che quel confronto non deve essere fatto soltanto in occasione di questa singola stagione di Serie A, ma è un confronto che va fatto sul lungo, perché Vlahovic e Lukaku hanno una differenza anagrafica di 7 anni. Ma Vlahovic inizia, sta tornando, sta iniziando a seguire quei numeri che devono essere giusti. Sono ancora bassi, perché non sono numeri eccezionali per un attaccante, ma sono numeri in crescita, e questa è la cosa importante. Voto 7 a Yiling, perché la cosa meravigliosa è questa: il peggiore in campo pochi giorni fa con la Salernitana, e il giocatore che riaccende la speranza proprio contro la Salernitana in un'altra competizione sotto la pioggia. Il gol di Yiling è bello, perché Vlahovic va a smangiucchiarsi quel pallone lì, lo cicca, e Yiling è bravo sul secondo palo a farsi trovare pronto e a insaccare in diagonale, sotto la traversa, quasi all'incrocio dei pali. È un gol bello, ma soprattutto un gol importante di un ragazzo che potrebbe aver cambiato la sua storia alla Juventus proprio con quella rete lì. Vediamo ora cosa succederà, ma ripeto, Kostic va mandato al prato, Yiling in questo momento non era nella sua condizione migliore, ma sappiamo bene quanto un gol possa cambiare la carriera di un calciatore e anche i destini delle squadre. Che possa essere il gol della svolta sulla fascia sinistra della Juventus, io me lo auguro tanto, perché a me Yiling piace e mi dispiacerebbe perderlo, anche perché come McKennie anche lui scade nel 2025, e quindi bisogna iniziare a pensare: o lo cedo adesso per monetizzare, oppure lo rinnovo e inizio a insistere su di lui, soprattutto in un momento in cui ho un problema nella sua fascia d'appartenenza, anche se secondo me Yiling non è il giocatore adatto per giocare nel 3-5-2, ma la Juve gioca nel 3-5-2 e se vuole rimanere la Juve deve adattarsi. Iniziare a fare la differenza, perché l'ha fatta, è stato un gol pesantissimo. Voto 6 a Rugani, che è entrato, si è messo lì, ha fatto il suo, si è preso anche un cartellino giallo. Rugani, conosciuto storicamente per aver completato una stagione all'Empoli senza essere mai ammonito da titolare, 38 volte su 38 mi pare addirittura da titolare senza ammonizioni, ieri entra, prende un cartellino giallo, ma è anche giusto così, perché quando ci vuole ci vuole. Ma Rugani, mi ripeterei su Rugani, è un giocatore che quando lo metti fa bene, lo chiami in causa quando ti pare e lui è lì pronto ad essere buttato in campo. Voto 6 e mezzo Milik, entra e si mette un pochettino a girare troppo secondo me per il campo, però alla fine è importante un cambio come Milik, a me piace molto di più vederlo da subentrato piuttosto che da titolare, quindi il 6 e mezzo secondo me se lo porta a casa per il lavoro che ha fatto comunque una volta entrato e una volta recuperata e rimontata la partita. E poi Milik, Salernitana, è sempre un connubio che mi piace particolarmente. Ieri Candreva non è stato un argomento di dibattito e di discussione, per ritornare a quella che è stata l'apertura del video. Voto 6 a Miretti. 6 di incoraggiamento, perché non è che ci sia tanto da sottolineare su Miretti, che era stato il giocatore a pareggiare la partita in Coppa Italia e che ha giocato invece pochi minuti in Serie A. Continua questa volontà di Allegri di lasciarlo un pochino in penombra in questo momento di Juventus. Nonge, senza voto, che per fortuna, scusate, è subentrato anche ieri, la seconda apparizione con la Juventus, sempre con la Salernitana, però anche il suo esordio in Serie A, quindi sicuramente una serata da ricordare, e secondo me se la ricorderà anche in maniera positiva, perché entri e vinci la partita in rimonta così. Sicuramente, sicuramente si porterà a casa un bel ricordo. E niente, queste erano un pochettino le considerazioni. Ho anche un'altra cosa su Allegri da dirvi, magari ve la dico proprio in velocità. Mi ha fatto un po' impressione sentire Allegri nel post partita che parlava di questa facilità che abbiamo adesso nel prendere gol. Cioè sembrava veramente molto infastidito del fatto che la Juventus oggi sia più fragile che in passato. Allegri dice: ora c'è la sensazione che se butta la palla in area ci fanno gol.
Ecco, non credo che sia questo il modo giusto di attraversare e di focalizzarsi sull'argomento, anzi tutt'altro, perché prima era l'eccezione, era difficile prima non aver mai subito così tanti gol. È normale subire gol nelle partite di calcio, è per quello che bisogna migliorare dal punto di vista offensivo. Allegri dice: siamo peggiorati difensivamente, siamo migliorati offensivamente. Sì, e ora serve il passo in più, ancora migliorare, ancora crescere, soprattutto a gennaio, è il mese in cui davvero si capisce se si può arrivare fino in fondo, fino alla fine, o se si fa un'annata in cui si è fatto bene all'inizio e poi vabbè, fatto bene all'inizio, ritorno, vediamo come va. Non bisogna dire: cavolo, adesso soffro di più, prendo più gol. No, bisogna dire: adesso ne faccio di più e voglio migliorare ancora di più nel farli. Ciao.